Siano lodati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, la Chiesa celebra la festa della trasfigurazione del Signore, che tradizionalmente cade proprio nel cuore dell'estate e coincide anche con l'inizio. Ecco, per chi la fa, e raccomando di farla, chi può, la novena appunto dell'Assunta, comincia il 6 di agosto, quindi si va da questa festa dove Gesù mostra la sua gloria, quindi fa vedere lo sfolgorare la sua divinità attraverso la sua umanità, a pochi testimoni, a quella grande manifestazione, ecco, della gloria divina che è l'Assunzione, perché anche nell'Assunzione al cielo di Maria Santissima in corpo e anima c'è in una creatura quella stessa manifestazione di quella gloria divina che rende i corpi gloriosi, glorificati e incorruttibili, così come tutti quanti noi speriamo di essere. Quindi in questo cuore dell'estate la Chiesa ci rallegra invitandoci appunto a alzare lo sguardo verso il cielo, verso cui tendiamo. E quando celebriamo la trasfigurazione, che grazie a Dio possiamo meditare abbastanza spesso, specialmente chi recita il Rosario, perché San Giovanni Paolo II appunto ci ha fatto il regalo dei misteri della luce, dove il quarto mistero è appunto la trasfigurazione, lo reciteremo anche, se Dio vuole, dopo il silenzio dell'ora santa. E quando appunto celebriamo questa festa, siamo invitati a guardare al cielo e anche a chiederci, ecco, quanto noi, pur camminando sulla terra, abbiamo il cuore già in cielo. Un cristiano, quindi, come è per noi la prospettiva che giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto, se uno ci pensa, ecco, abbiamo un pochino di tempo in meno da campare qui sulla terra, cioè, stasera rispetto a ieri sera sicuramente c'è un giorno in meno da campare sul pianeta Terra, questo è sicuro, questo qui. Ecco, c'è molta gente che non ci pensa, d'accordo? Non ci vuole pensare alla morte, e quando se ne parla fa dei gesti apotropaici, che voi che siete bravi non li dovete fare chiaramente, né qui in chiesa né altrove, no? Ecco, perché c'ha paura. Ma chi è che c'ha paura della morte? C'ha paura della morte chi vive senza speranza. Ora guardate che noi dobbiamo chiederci sul serio: io ci credo a questo? Cioè, Gesù questa cosa l'ha fatta vedere agli apostoli, sapete il senso di questa trasfigurazione anche nella struttura dei Evangeli, no? Prima della passione, lo sentiremo dire anche nel prefazio, che cosa fa Gesù? Dice: guardate, perché non ci abbiate dubbi, ora vi faccio vedere chi sono, solo a voi tre, perché la sapienza divina non ha voluto, vedete, perché ci prova nella fede, che in Gesù, fino a quando è stato sulla terra, si manifestasse la sua divinità. Gesù sembrava un uomo come tutti gli altri, e c'è un motivo per questo, perché Dio vuole vedere in noi la fede. Tu ci credi che vedi un uomo e sai dire, come San Pietro, lo sentiremo tra qualche domenica, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente? Dice: ma come, sembra un uomo come tutti gli altri, mangia, beve, dorme. Voi sapete che i padri della Chiesa dicono che il nostro Signore ha fatto una trappola al diavolo, nel senso che il diavolo si studiava la persona di Gesù perché lo vedeva così santo, però poi diceva: questo mangia, ma questo beve, capite? Lui l'aveva vista la Santissima Trinità prima di ribellarsi, ma ti pare che questo, con tutta la gloria che c'aveva, si abbassa a mangiare, dorme, lavora, è così umile, ubbidisce a papà e mamma? Come ci ha detto, no, no, questo sarà un grande santo, ma questo non può essere figlio di Dio, capite? Pure il diavolo, che dice sempre che c'ha la fede, non ci ha creduto manco lui, perché, capite, no? Il diavolo è molto intelligente. È la stessa cosa che facciamo ogni volta che veniamo a messa, dopo facciamo l'adorazione. Se noi, voi sapete, non voglio mettere paura, perché questo va contro anche me, io magari ci avessi tutta questa devozione, ma voi sapete che quando i santi stavano davanti a Gesù Cristo esposto, se poco poco giravano la testa dall'altra parte, leggete gli scritti di Santa Caterina, si cominciavano a piangere, cominciavano a pensare che hanno fatto un peccato orribile. Perché quando stiamo dinanzi all'Eucaristia, questo è la Chiesa, noi stiamo, è come se stessimo, non è come, stiamo davanti a Gesù Cristo in persona. Dice: ma come, quello non si muove, non parla, ma è Gesù Cristo in persona.
Capite? La fede. Dio ha voluto salvare il mondo per mezzo della fede. È difficile credere che dietro Gesù c'era il figlio di Dio? Un po'. È difficile credere che Gesù, che nell'Eucaristia è presente Gesù? Due volte più difficile. Diceva San Tommaso, quando era vivo almeno si vedeva l'umanità, qua si vede manco l'umanità, qua si vede un pezzo di pane. E è difficile credere che con la morte non finisce tutto? Che il nostro corpo sarà reso immortale, che godremo per tutta l'eternità col corpo e con l'anima, che saremo conformati alla gloria di nostro Signore? Quindi, capite, no? Questa, durante la notte di Pasqua, il sacerdote dice, questa è la nostra fede, questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. San Paolo scrive che il giusto vive di fede e dice, attenzione, che se tutto quello in cui noi crediamo non fosse vero, noi siamo da ricovero ospedaliero, capite? Siamo da compiangere, scrive, più di tutti gli uomini. Siamo fuori di testa perché viviamo una vita aspettando le cose più grandi per dopo, capite? Ci sono gli esseri umani che si preoccupano della fine della vita, che hanno la pensione, che hanno i contributi, che possono... Noi ci preoccupiamo che ci sta poi l'eredità nell'altro posto, se sappiamo quindi di fare tante opere buone, tante opere di carità, perché più ne facciamo, più staremo meglio in paradiso. Guardate che i santi sono sempre campati così, anche buoni cristiani. Capite? C'è una differenza grande tra chi vive con la fede e nella fede e chi la fede non ce l'ha. Ecco. Bene, questa è una bellissima festa. Ecco. Gesù gli ha fatto vedere queste cose perché dice, quando vi metteranno in croce, attenzione, tutto tranquillo, è tutto a posto. Ricordatevi chi sono e che tutto quello che accadrà non è la negazione della mia divinità, ma semplicemente l'affermazione del fatto che tutto questo dovrò patire per voi, ma state tranquilli che il terzo giorno risorgerò. E nonostante tutte queste cose, chi è che si è portato al Getsemani Gesù? Esattamente gli stessi tre che stavano sul monte Tabor. E che hanno fatto sti tre? Si sono dormiti. E Pietro ha combinato pure qualcosa di peggio. Quindi capite che la fede è un bel combattimento, lo è per tutti. Chiediamo alla Madonna, insomma, che nella mistica città di Dio si legge che la Madonna era presente misticamente alla trasfigurazione, non c'era col corpo, ma ha visto in visione tutto quello che accadeva. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti ad essere forti, saldi e certi della nostra santa fede divina e cattolica. Siamo lodati Gesù e Maria.